zombie apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Get Ready With Me. Non è un vero Get Ready With Me, ma sì, vabbè, si fa per dire perché non sono una truccatrice, non sono né una che... vabbè, mi piace sperimentare col trucco e quindi oggi mi truccherò con voi. Allora, se vi può piacere questo video, vi invito a mettere un bel like di supporto, un commento e se vi va anche un'iscrizione. Nulla, io adesso mi accingo a truccarmi e poi facciamo un video ASMR o un video di trucco, no, un video, scusate, un video di profumi, vediamo. Ok, a dopo. Allora, nel frattempo faccio le mie sopracciglia perché altrimenti qui non se ne esce, no? Scusate se entro dentro lo specchio, ma non vedo una mazza. L'altro domani devo andare dall'estetista, quindi vediamo un po' se riesco a imbellettarmi meglio domani. Io non vedo nulla praticamente perché sì, vedrei bene, ma non benissimo perché mi pare non so se sono astigmatica o miope, una delle due, quindi non vedo bene e perciò devo andare per forza a avvicinarmi un po' più vicino allo specchio. Purtroppo, mi dispiace, ma è così. Non vedo benissimo. Quindi facciamo una cosa, allora mi faccio la sopracciglia e torno da voi, che è meglio. Dunque, allora, sopracciglia fatte, non so, oggi ho voluto lasciare il capello un po' più ribelle, perché mi piacciono di più così, poi vi ho voluto accontentare e assecondare, lasciare i capelli più sciolti e lunghi. Lunghi già sono di suo, però mi piacciono ugualmente. Comunque, fatte le sopracciglia, e adesso vado a prendere Soap Extra Spice Sophie e mi vado a truccare. Allora, ancora non ho idea di con cosa mi truccherò. Penso con Everyday e Romance, questa qui, questa e Everyday, vedete? Uno ce l'ho da questa parte e uno, ecco qua, sì, qui. Prendo un pennello, un attimo solo. Allora, non ho trovato alternativa, ne ho presi due sperando che vadano bene lo stesso. Uno da sfumatura e l'altro a lingua di gatto, vedete? Uno farà la differenza, ma vediamo, non farà la differenza, ma adesso staremo a vedere come utilizzo. Vado a prendere appunto prima questo qua a lingua di gatto e vado a prendere Everyday. Allora, per truccarmi l'occhio non farò tanta tanto scalpore, perché nel senso che no, non scalpore, che sto a dire, più che altro non farò tante storie, non farò perché storie nel senso che anche se non è truccato bene l'occhio, alla fine è un trucco così come viene, non devo fare né passerelle né niente, è solo tanto per stare un po' in vostra compagnia. Poi c'è chi non può piacere come mi trucco io, perché è vero, non sono una makeup artist, non sono nessuno, ma non sto dicendo
male del make-up artist, anzi sto solamente dicendo che avranno diritto di replicare, di dire no, non va bene, non stai facendo il tuo ben per bene, ma vabbè, ognuno si struca come crede. Comunque, nulla, allora adesso vado con Romance, vediamo un po' cosa ne esce fuori da Romance. Ok, adesso vado con questo da sfumatura, vedete? E lo vado a riprendere da qui. Ok. Ah, non è malaccio, dai. Insomma, poi lo direte voi come non è. Intanto mi sembra di sentire rumori strani in camera mia, ma va bene lo stesso. Si sta facendo un tempo da lupi qui in Sardegna. Ho sentito dire da voi che è la stessa identica cosa, ma ce ne faremo una ragione. Anche perché sperando che non faccia danni, perché mi sa che ha già fatto danni. In alcune parti della Sardegna, almeno ho sentito dire così, poi non lo so, penso che sia così. Non voglio dire cose per quello che non sono, ma ho sentito dire così. Io ho l'impressione che questa luce sia un po' troppo forte, la allontaniamo un po', perché mi vedo un po' troppo bianca. Boh, vabbè. La avvicino un pochettino perché ho l'impressione che sia troppo troppo forte questa luce. Aspettate un secondo. No, così è peggio, così è peggio. Boh, vabbè. Aspettate un secondo, sempre se non. Allora, ho abbassato un po' la luminosità del telefono, ma penso che non dipenda dal telefono. Non ne ho idea. No, ho constatato che non dipende dal telefono. E che questa cacchio di luce qui che mi dà una luce che non è la mia. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo se è così. No, peggio. Vabbè. Se mettiamo così? No. Vabbè. Non c'è modo, perché così è troppo. Aspetta un secondo. Allora, ragazzuole mie, dunque, ho provato con la luminosità e spero che adesso vi vada bene, perché le ho provate tutte sperando che adesso funzioni. Potevo pensarci dall'inizio, ma non sapevo bene come piazzare bene le luci e tutto il resto. Già. Stavo sistemando anche il cavalletto, cosa che potrei fare. Vabbè, comunque proseguiamo, ma non voglio farvi perdere troppo tempo. Stavo cominciando a fare questo, sì. No, però così non mi vedo una mazza. Aspettate un secondo, che poi parte la palette per non farla cadere. La voglia far cadere sta venuta qua. Quindi
Allora, romance. Insomma, sta diventando uno schifo, ma vabbè. Ci metto un punto luce se mi riesce. Questo. Allora, cosa metto di qui? Aspettate un secondo. Metterei Dreams, questo. Sto qua. Dreams. So che sta uscendo uno schifo, ma non ci posso tanto fare niente. Ho voluto truccarmi con voi e questo faccio. Poi quello che esce ne esce. Tanto poi andrò a struccarmi. Poi metto mascara. Non metto altro nulla perché tengo il trucco soft, ovvero leggero. Allora devo mettere il correttore, sì. Penso che faccio quella della palette. Dunque, mettere questo correttore infallibile della L'Oreal 327. Tra l'altro ho capito che anzi ho scoperto che la colorazione è letta nel commento di sotto il mio altri video make-up che ho fatto di recente, che è della colorazione di Ivana Quartuccio Ruggero. Ecco qua, 327, non vedo cosa sto facendo, ma vabbè, perché sono senza occhiali. Un pennello per il correttore, eccolo qua. Perché non vedo la mazza? Allora, no, non ci siamo. Dov'è qui un correttore? Sì, un correttore. Un pennello. Mi sto facendo male da sola, ma vabbè. Perché c'è qua? Ah, un pelo di pennello, vabbè. Non voglio andare fuori dall'inquadratura. Non voglio rischiare sta cosa. Che qua mi si vede insomma, sembra caccia e struzzo gli occhi. Vabbè, pigliatelo per come questo correttore che ho messo anche qui è tutto stesso. Mascara decisa che non la metto perché qui mi si è infastidito qualcosa, cioè mi è andata una ciglia nell'occhio, mi sta irritando non poco ma molto. Sì, voi non la vedete ma la vedo io, quindi no. Non voglio rischiare che mi si impastrocchi tutto il trucco, quindi no. No, no, non è una scusa ragazze, ve lo sto dicendo io che è così. Quindi adesso vado con... Il blush, lo troverò il blush. Aspettate un secondo. Sì, lo so ragazzi che sono lenta, ma questo invito di chiacchiere, oltre a fare il chiacchiere with me, ci tengo a farlo come piace a me, ovviamente, ma siete liberi anche di non seguirmi se non vi va. Comunque, ecco qua. Questo è blush, maxi blush della Rimmel, vedete? Si vedrà qualcosa? Sì, spero di sì. Ecco qua. 003 Wild Curd.
o carta, come si dice, non lo so. Qua. Allora, questo colorito bellissimo, tra l'altro, sì, col pennello di Pink Panda. Guarda, prelevo un po'. Dio, ne ha messo pure un macello. Ne ha messo veramente un macello. Adesso non so come recuperare. Faccio così? Sì, faccio peggio. Anche qui ho abbondato troppo. Vabbè, no comment. La sorta pasticciona, vabbè. Illuminante lo mettiamo? No, perché altrimenti conviene un casino, quindi no. Piuttosto metto una penna di matitina, se la trovo, eccola qua. E poi il gelcile per le alzate di mio oggi. Di solito non sono sempre così. Perché non mi riesco a colorare? Aspettate che mi alzo di più. Se sentite rumori, non sono io, ma è il temporale che sta cominciando ad arrabbiarsi ancora di più il tempo, quindi. Vabbè, arrabbiarsi per modo di dire che sto facendo già una cosa allucinante. Mi sa che dovrò velocizzare sto pezzo, se no riesco a stare zitto un secondo. Già. Oh, ci metto della musica. Vado, lascio così com'è. Allora, questa matita è della Debbie Lip Pencil numero 17. Vedete? Si vedrà qualcosa? Sì, numero 17. Allora, come rossetto, cosa vado a prelevare? Eccolo qua, mi stavo per far cadere il cavalletto, ci manca solo quello. Allora, Wycon 604 Sublime Matte. Qua no, non si vede così. Sì, forse così sì. No. Vabbè, l'avete, spero che l'abbiate visto, se no amen. Bello sto rossetto, quasi tutta in tinta sono oggi, a partire dalla maglia, la vedete? Già. E nulla, questo è il mio trucco, e tra poco ne vedrete un altro, ma non un altro di trucco, un altro video profumoso, vediamo cosa mi dice la testa. Nulla, allora non metto illuminante perché se non viene una cosa allucinante, ma vabbè, non sono una professionista, ma mi piace il mondo del trucco e mi diverto anche a fare delle schifezze a volte, vabbè, no comment. Di solito non mi trucco così scialba, però oggi ho voluto fare uno strappo alla regola subriaca. Niente, oggi lo so che non si può vedere, ma
Era tanto per fare così, per giocare un po' con voi, anche se non è bello giocare in questo modo, ma chiudete un occhio per questa volta, vi prego. E niente, posso essere brutta per voi, posso essere antipatica, a me non me ne interessa niente, ma almeno lo so, sto esagerando. Io mi sento bella allo stesso tempo, anche con un trucco un po'. Vabbè, chiudo l'argomento che forse divento antipatica davvero, quindi grazie di aver seguito fin qua il video. E se siete realmente arrivati fin qua, non vi resta che mettere l'emoji del rossetto o l'emoji dell'hashtag. Ma cosa stai combinando? Va bene, nulla. Oppure che ne so, solo le emoji del rossetto, un po' fatte un po' come volete voi, ok? E per quanto riguarda invece il prossimo video sarà, non lo so, vediamo cosa mi dice. Si vedrà dopo. Ciao. Ciao, 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 ciao. Zombie apocalypse.